Grazie innanzitutto per avermi invitato a questo evento. Ecco, vorrei dire due parole sul tema, che è questo dei bambini, no? Nei conflitti armati. E ecco, credo che noi viviamo in un mondo fatto di precarietà e abbiamo forse poche tristi certezze. Una di queste certezze è quella che la tutela dei diritti umani è rimasta più che altro una dichiarazione di principio. La cosa che più sconvolge è che ci siamo un po' assuefatti all'orrore. Siamo abituati di tanto in tanto ad avere notizie da quella finestra sul mondo che per noi ormai è diventata soltanto lo schermo televisivo, che riesce però quasi un po' a sdrammatizzare, perché contestualizza notizie terribili, drammatiche, all'interno magari di pochi spazi che la TV commerciale riesce a darci, quindi magari se percepiamo l'orrore di una notizia tra lo spazio di una pubblicità, no, e magari ad un'altra notizia di cronaca, dove cambia persino l'espressione del volto della cronista, no? Cambiamo argomento, ecco, come se avessimo immediatamente dimenticato. Cioè, ci viene anche offerto un modo di pacificare le nostre coscienze, perché noi non riusciremmo a sopportare il dolore e il peso sulla nostra coscienza di quello che ci sta succedendo intorno. Quindi pensiamo che possa bastare semplicemente quel po' di beneficenza che ci fa sentire a posto. Noi in realtà non riusciamo più a guardare quello che avviene fuori del nostro giardino. È come se avessimo dimenticato di attingere a quella parte del cervello che è deputata all'empatia. E guardate che è una cosa terribile, perché Primo Levi, dopo quella sua terribile esperienza che tutti insomma conosciamo, lui disse che una persona, una brava persona che non ha l'empatia, rischia di diventare un mostro. Tante cose che noi vediamo nel mondo, tante cose che sono successe, denotano l'assenza di empatia. Se noi non riprendiamo contatto con questa parte del nostro cervello, rischiamo di non fare più nulla. Cosa possiamo fare noi come collettività? Cosa può fare lo Stato? Si può fare tantissimo, bisogna cominciare a far tornare nella nostra mente alcune parole chiave. Ecco, una di queste, per esempio, è la cooperazione internazionale. Pensiamo che tanti conflitti nascono da un disagio della popolazione, nascono in contesti di povertà. Ora, la cooperazione internazionale può fare tanto. Un'altra parola chiave è lo sforzo diplomatico. Una ancora è quella che citava prima Giorgio Fede quando ha detto che proprio ieri alla Camera è stato approvato un provvedimento nella direzione di voler mettere a bando alcune tipologie di armi, no? Quindi le munizioni con gli esplosivi a grappolo, le mine antiuomo. Ecco, quindi era già partito dal Senato questo provvedimento. Si può fare tanto, guardate. Vi vorrei raccontare una piccola storia soltanto sul discorso della cooperazione internazionale. All'inizio della legislatura mi chiama un cliente che era anche presidente di un'associazione e mi racconta di un'esperienza straordinaria. Un'esperienza straordinaria perché con quei pochi soldi che avevano a disposizione grazie alle donazioni erano riusciti a costruire una scuola e un ospedale in una cittadina dell'Etiopia che si chiama Adwa. Per tanto tempo mi ha raccontato con entusiasmo quello che stava succedendo, perché quella piccola cittadina che era composta da poche anime, nell'arco del tempo era cresciuta fino a 70.000 persone, erano arrivati degli imprenditori, erano nate delle fabbriche, c'era un'economia che aveva cominciato a zampillare, c'era anche un'economia agricola, c'era quel tipo di benessere, magari diverso da quello a cui noi siamo abituati al benessere del superfluo, di ciò di cui anche non abbiamo bisogno. Soffriamo se ci manca il superfluo. Ecco, lì quel benessere era l'idea di sapere che si può mangiare, che ci si può curare se c'è una malattia, che non si muore per la puntura di una zanzara, che ci si può, si possono mandare i propri figli a scuola e garantirgli una formazione e un futuro. Ecco, un'esperienza bellissima. La tragedia inizia il 4 novembre del 2020. Mi arriva una telefonata e già comincio a parlare di un conflitto armato. Lasciamo stare le cause, no? Il discorso delle elezioni nel Tigray, non entriamo nel merito. Il problema è come si svolge questo conflitto armato e come diventano il bersaglio di questo conflitto armato i bambini. Perché
perché questo conflitto armato ha cominciato a colpire innanzitutto le fabbriche, facendo quindi distruggere tutto il lavoro che era stato fatto nell'arco di 20 anni. Bombardano, colpiscono le colture agricole, danno fuoco ai campi, saccheggiano le derrate alimentari nei magazzini. Sembra che adottano una strategia finalizzata soltanto a mettere alla fame la popolazione. Pensate che in quei territori ogni famiglia ha 4-5 figli, sono tutti ragazzini, più della metà della popolazione sono bambini. E in questo momento questi bambini soffrono per la denutrizione, non muoiono per le bombe, muoiono per la denutrizione. Ecco, queste sono vicende che restano invisibili, ne abbiamo mai sentito parlare, non se ne parla. Ecco, tutte queste vicende invisibili. Ecco, pensiamo adesso, per entrare nel tema emergency, pensate all'Afghanistan. No, ieri, durante quel concerto, avevo avuto modo di dire, guardate, ma l'Afghanistan è in guerra dal 1978, sono più di 40 anni di guerra con varie fasi, ma noi quando ce ne siamo accorti? È come se fossero stati condannati all'invisibilità. Ieri, ecco, il concerto è stato un modo per ridare quella visibilità che se non emerge quando? Emerge quando tocca i nostri interessi, o perché, non so, ecco, c'è il terrorismo, oppure c'è il ritiro delle truppe, o c'è questa immagine scioccante che però in qualche maniera riguarda noi. Ecco, forse noi dovremmo restituire quella visibilità. Ecco, il merito di Emergency è intanto di mantenere alta l'attenzione, cosa che non avviene da nessuna parte. Ecco, sì, forse ci sono gli artisti che molto più sensibili di quello che non possa essere semplicemente il messaggio di una impresa commerciale come la televisione. Ecco, gli artisti, ieri ho accennato a un film straordinario che nasce da un romanzo scritto dallo stesso regista che ha realizzato il film e che si intitola Come pietra paziente. Fa un po' capire, se avete modo di vederlo, qual è la vita delle persone. È la storia di una donna molto semplice, ecco, in un contesto dove c'è sempre questo sottofondo terribile di una guerra che è alle porte, e diventa molto semplice trovarsi all'improvviso con dei miliziani dentro casa. Ecco, Emergency ha svolto un ruolo fondamentale, Emergency è stata presente, ha dato un aiuto e un contributo diretto, aiuta le persone offrendo un soccorso gratuito. Ha cominciato a lavorare nell'Afghanistan quando appunto ancora nessuno sapeva neppure di cosa esistesse. Ora, per quanto riguarda le motivazioni del premio, alla Presidente, lascio la parola al Professor Pocar, e non so, forse visto che adesso è presente, la possiamo invitare a venire qui, lascio magari il mio posto, va bene? La facciamo parlare da lì? D'accordo, prima magari per le motivazioni passo le parole al Professor Pocar. Quindi o lascio il mio posto e faccio spazio, oppure ditemi voi. Come preferisce, possiamo parlare anche che non perde dal pubblico. Benissimo. Grazie. Grazie all'onorevole Cataldi, ha già motivato più che ampiamente il premio a Emergency. Mi resta solo da dare la motivazione ufficiale del premio a Emergency, che abbiamo voluto appunto dare a questa organizzazione dopo aver lavorato con diverse organizzazioni della società civile, ma abbiamo ritenuto che questa fosse assolutamente emergente, e la motivazione è per il suo impegno profondo e la dedizione attiva alla promozione e alla attuazione della protezione e sicurezza dei bambini nei conflitti armati. Quindi sono molto lieto, a nome del network, di questa attribuzione del premio a Emergency. Si accomodi qui, facciamo proprio la consegna, visto che è in presenza, facciamo la consegna reale. Venga. Consegnare, consegnare. 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 Consegnare.
vuole fare un saluto, ci farebbe piacere.